Buonasera, gentil donne e cavalieri. Credo che siamo finalmente riusciti a escogitare lo spettacolo televisivo perfetto. Questi due messeri sono i protagonisti. Si tratta di un padre e di suo figlio, difensore degli oppressi. Ogni settimana scovano una damigella in pericolo o qualche povero diavolo, secondo come capita, e così abbiamo sempre da raccontare un'avventura nuova, eppure composta con gli stessi ingredienti miracolosi. Fatto d'essere padre e figlio non solo fornisce loro alcuni ottimi conflitti freudiani, ma permette anche che combattano insieme contro un unico nemico. Naturalmente il figlio ci mette il fuoco e l'entusiasmo, mentre il padre rappresenta il cervello. In ogni avventura metteremo una drammatica scena in corte d'assise, anzi in quella di Re Artù. I nostri eroi vanno sempre a cavallo per compiacere gli appassionati dei western. E per aggiungere un po' di brivido, io ho acuminato di nascosto le lance in modo da poter inserire qualche bella scena di sala operatoria. Credo che il successo non mancherà. In questo modo faremo contenti anche coloro i quali si ostinano a dire che alla televisione si continua a trasmettere roba da medioevo. La mia macchina, per piacere. Grazie. Eva? Eva! Quel bambino è stato qui di nuovo. Oh, scusami, caro. Se sua madre non riesce a tenerla a freno, che se ne vadano tutti e due. Sono certa che non è stata colpa di Eddie. Tu cerchi sempre di difenderla, non è vero? Lei è suo figlio, e invece è una piccola peste. Non ha nessuno con cui giocare, non può stare sempre con Eddie. Lei ha le faccende di casa. Non voglio avere tra i piedi i figli degli altri. Certo, sarebbe diverso se ne avessimo uno nostro. Howard. Lo so. Tu vuoi che Eddie resti qui e quindi devo sopportare il bambino. Lo sai, cara, Eddie in fondo è un lusso. Abbiamo già tre persone, non ci serve anche una governante. Chiedo scusa. Oh, Gilly è stato qui di nuovo. Sì, è stato qui di nuovo. Mi dispiace, signor Raydon. È rimasto con me in cucina tutto il pomeriggio. Deve essermi scappato un momento mentre contavo la biancheria. Eddie, lei lavora per noi in questa casa, vero? Ha un ottimo stipendio. Sì. Suo figlio frequenta una scuola di lusso. Avete entrambi un tetto. Le chiedo soltanto di non farlo entrare nel mio studio. Mi scusi, signor Raydon. Questa è l'ultima volta. Per favore, che lo sia sul serio, eh? E chi è il signor Lewis? L'allenatore di baseball. Ah. Ha messo Tommy Harris alla terza base e io battevo. Uh-huh. Ho messo tutti fuori gioco, meno John Casey. Beh, lui è più grande. Ha quasi 12 anni. Già, appunto. Se mi comporto bene domani in allenamento, giovedì mi fanno battere contro il San Martin. Ah, che bellezza, Gilly. Sai, mamma, quanto mi hanno dato in matematica? No, quanto? Ho preso 9. Ah, sono proprio orgogliosa di te. Mamma. Mm? Sai una cosa? Cosa? Questa stanza mi piace, è bella, sai. Sta a sentire, Gilly. Devi uscire da questa stanza prima che il signor Raydon torni a casa, eh? E quando torna? Oh, tra circa un'ora, credo. Va bene, mamma. Bravo. Eddie, vuoi venire in cucina ad aiutarmi con questo stupido? Non vuole farsi fare le frizioni con il linimento. Non lo può sapere che per il suo bene. Vieni, Smidge. Facciamo vedere che sei un cane coraggioso. Posalo subito. Lo sai che non dovresti nemmeno entrare in questa stanza. Signor Raydon. Oh, Gilly.
Lo sa quanto costava quell'orologio? Perché lo hai fatto? Non l'ho fatto apposta. È caduto. Eva! Eva! Io non volevo rompere quell'orologio, signora Raido. Mi dispiace. Non importa, Gilly, non importa. Sicuro, non importa, vero? Continua a rompere tutto, Gilly. Al signor Raido non gliene importa. Howard, ti prego. Gilly, torna di là. Le ripagherò io l'orologio, signor Raido. Non con i miei soldi, no, signora. Voglio che se ne vada con suo figlio, Eddie, e per sempre. Non farai sul serio? Sì, invece, ho sopportato questa faccenda per amor tuo, ma ora dico basta. Beh, terremo Gilly al dopo scuola. Ti assicuro che non lo vedrai più tanto spesso. Non voglio vederlo più e non lo vedrai neanche tu. Le darò un mese di stipendio. Ma voglio che se ne vada di qui sabato. Questa volta fa sul serio. È decisa a farlo. Lo sapevo che non durava. È stata proprio una sciocchezza. Gilly? Gilly? Non l'ho fatto apposta. Non importa, siedi, ti do un po' di latte con la torta. Era così bello, volevo solo toccarlo. Non so, Gilly. Il signor Raydon è molto arrabbiato con me, è vero. Sì, Sara? Ho lasciato il latte del signore sul fornello, signora. Ah, brava. Il signore si sente un po' meglio? Sì, ma è andato su in camera, glielo porterò io. Buonanotte, signora. Buonanotte, Sara, grazie. Vieni, Midge, vieni. Andiamo, su. È ora di andare a nanna. Eva! Ho sentito che mi chiamava. Howard! Howard! Beh, che stai a fare lì?
Chiama un dottore, chiama il dottor Borman. Lo chiamo io. Howard. Non respira. Eppure non stava così male. Oddio, è morto. Tu non cercavi altro. Sei stata tu a farlo morire. Lo hai ucciso tu. Il signor Mollock, la ringrazio di essere venuta. Volevo parlarle di nuovo, signora Train. Ho lasciato ora la signora Raiden. Oh, come sta? Le chiede di portarle della biancheria pulita. Non sopporto di saperle in quel brutto posto. Sa se riesce a dormire? Ha sempre sofferto di insonnia. Non riesco a credere che sia accaduto davvero. È colpa di quella donna, di quella vecchia strega. Quale donna? La signora Raiden. Vuol dire la madre di Howard? Sì. Lei odia Eva. L'ha sempre odiata. Odia Eva perché lei ha sposato suo figlio. È per questo che l'ha accusata di averlo ucciso. È stato il procuratore a formulare l'accusa, signora Strain. Il mio compito è dimostrare che sbaglia. Lei può aiutarmi a farlo. Io le ho detto tutto quello che so. Davvero? Perché non cercano quel giardiniere? Ce l'aveva a morte con il signor Raiden quando venne licenziato. Può essere stato lui. Perché la polizia non lo arresta? Non ci sono indizi contro quel giardiniere. Non c'è nessun indizio neanche contro Eva. Lei crede? Loro credono il contrario. È stata lei a comprare il veleno usato per uccidere Raiden. È stata lei a portargli il latte con il veleno. E quel che peggio poteva avere anche un movente. Questo non è vero. La madre di Howard Raiden dice di sì. Sostiene che Eva non era una buona moglie. Quella donna è soltanto una vecchia bugiarda. E inoltre sa tutto sul conto di Jack Wentworth. Che cosa ne sa? Non lo ha detto. Lei cosa ne sa? Niente. Niente? Ecco, bisogna vedere se la giuria le crederà. Crederanno che Eva sia stata una moglie infedele? Lei che cosa pensa? Io non sono un indovino, signora Strain. Ma ho studiato le deposizioni della prima istruttoria. Secondo me non riuscirebbero a condannare nemmeno Jack lo sventratore con le prove che hanno raccolto. Dici sul serio? Hanno un solo testimone. Una madre isterica e gelosa. Faranno apparire Eva come una specie di messalina e forse la giuria ci cascherà da principio. Ma quando io chiamerò Eva alla sbarra, allora cambieranno idea. Lei pensa allora che la faranno uscire? Io faccio il penalista da 10 anni, signora Strain. E me la cavo benino. E sa perché? Perché non penso mai di poter perdere una causa. Lo giuro. Signora Raiden, all'epoca della morte di suo figlio, lei abitava insieme con lui e sua moglie. Esatto. I suoi rapporti con sua nuora erano amichevoli? Ci capivamo benissimo. Può dire che quello di suo figlio fosse un matrimonio felice? Direi di no. C'era qualche contrasto? Howard faceva del suo meglio per nascondermelo, ma io sapevo la verità. Quale verità? Che lei lo aveva sposato per denaro. Che cosa glielo fa credere? Lei spendeva come voleva il denaro di mio figlio. Spendeva più di $20,000 l'anno soltanto per i vestiti. Lui si lamentava di tutte queste spese? Sul principio no. Era troppo infatuato di lei. E lei se ne approfittava. Io cercai di fargli aprire gli occhi, ma non mi volle dar retta. Un uomo certe cose deve impararle da solo. Vuol dire che alla fine lui capì come stavano esattamente le cose? Non proprio tutto. Non seppe mai la parte peggiore. Che lei era una donnaccia. Obiezione, vostro onore. L'accusa permette alla testa di fare apprezzamenti offensivi. Signor Astad, la prego di limitarsi alle domande sui fatti. Sì, vostro onore. Allora, secondo lei, suo figlio non sapeva della relazione tra sua moglie e Jack Wentworth? Obiezione. Cambierò la domanda. Suo figlio era al corrente del fatto che Eva Raiden si incontrava con Jack Wentworth? Non ne sapeva niente. Era una cosa che non mi sentivo di rivelargli. Lei li vide mai insieme? Sì. Era un venerdì pomeriggio. Ero uscita di casa per andare alla riunione di un comitato di beneficenza al quale appartengo. Ma tornai a casa prima del previsto.
e prima di quanto mia nuora avesse previsto. Non mi hai mai raccontato niente di te. Non c'è niente da raccontare. Sono sposata, sto bene, ho molto da fare. Coraggio, dimmi anche che sei felice. Dimmi che grand'uomo è Howard. Dimmi che non ti sei mai pentita di averlo sposato, mai. Dimmi che non vuoi più vedermi. Ma io voglio vederti. Non c'è motivo per non rivederci. Allora ceniamo insieme domani? Volentieri. Ciao, mamma. Credevo non tornassi fino a stasera. Il comitato ha rimandato la riunione. Il presidente è malato. Ah, questo è Jack Wentworth, un vecchio amico. La signora Raydon, la madre di Howard. Lei è un vecchio amico di mio figlio, signor Wentworth? Sì, l'ho conosciuto. Una volta. Io credo che sia ora che me ne vada. Venga a pranzo da noi qualche volta, signor Wentworth. Sì, con molto piacere. Senti, Eva, io sto al Plaza. Se mi vuoi per qualche cosa, saluta Eddie da parte mia, ti prego. Ciao. Ciao. Signora? Quindi lei li vide una nelle braccia dell'altro? Ascoltai e vidi tutto. Non disse niente di questo a suo figlio? Non volevo fare la spia. E tanto lei avrebbe negato. Gli faceva credere quello che voleva. Signora Raydon, suo figlio litigò con la moglie in qualche occasione. Sì. E mi risulta che ci sia stato un litigio anche il giorno prima che morisse, vero? Sì, infatti. Ero presente quella volta. Vorrebbe raccontare alla corte che cosa accadde. Eva quel giorno era uscita presto per andare a fare delle spese, come al solito. Quando tornò verso le 7 del pomeriggio, noi eravamo nello studio. Non capisco perché Eva non mi abbia parlato di questi. Li avrei avuti comunque. Temo che lei non ti dica sempre tutto, Howard. Oh, mamma, ti prego. Salve. Oh, Dio, che male mi fanno queste scarpe nuove. Cosa succede? È morto qualcuno? C'è stato un altro crollo in borsa, eh? Lo sai che cosa sono questi? Non ne ho idea. Bene, allora è meglio che tu li guardi. Oggi è venuto un uomo in ufficio. È venuto a parlarmi di te. Era di un'agenzia esattoriale. Tu non hai pagato tutti i conti, allora il negozio si è rivolto a un'agenzia per riscuoterli. È stato molto imbarazzante. Povero caro. Eva, sono fatture per $7,000. Il prezzo dei capelli deve essere aumentato. Capelli, pellicce, scarpe, gioielli. Sembri il ragazzo dell'ascensore dei grandi magazzini. Non fare il noioso. Non ci vedo nulla di noioso in un conto di $7,000. Non ho mai sentito cosa più noiosa. Eva, tu hai speso $7,000. E questo in un solo negozio. Ne arriveranno chissà quanti altri. Digli di aspettare. Ci mettono tanto a fare le consegne che aspettino anche i soldi. Eva, tesoro, tu evidentemente non ti rendi conto. Questi sono conti vecchi di mesi. Howard ti passa un buon mensile. Che cosa ne fai? Lo spendo. È inutile, Howard. Un momento, Eva. Io e la mamma abbiamo parlato della cosa. Sì? E la mamma che cosa ti ha detto? Che tu hai un conto in banca, il denaro che ti ha lasciato Gary. Grazie, mamma. Io non ci avrei mai pensato. Eva, non puoi continuare a spendere in questo modo. Lo sai che la borsa è calata ultimamente. Molte mie azioni sono crollate e io non posso vendere se non risalgono. La mamma ha sempre ragione, non è vero? E va bene, Howard. Puniscimi, mandami a letto senza cena. Tanto sono a dieta. Eva, io non pagherò questi conti. Dovrai pagarli da sola. Non direi sul serio? Dico sul serio. Dopotutto hai $10,000 di tuo in banca. È giusto che tu li spenda per pagare questi conti. Ma Howard, tu vuoi sempre che io faccia figura. Mi hai detto sempre di vestirmi bene. Ma c'è un limite, tesoro. Non ti rendi conto? C'è un limite. D'accordo, tesoro. Andrò in banca domattina. Non voglio che tu sia inquieto per me. Riusciva sempre a raggirare Howard.
Lui era così debole quando si trattava di lei. Eva non aveva nessuna intenzione di andare in banca e infatti non ci andò. Signora Raydon, ha mai visto questo prima d'ora? Sì, l'ho visto. È un assegno di $10,000 rilasciato a nome di Eva Raydon. Vuol leggere la firma che c'è sull'assegno? È firmato Jack Wentworth. Vuol dire alla corte dove ha visto questo assegno? Nella sua camera da letto. Nella camera da letto di sua nuora? Sì. Era il giorno dopo la morte di Howard. Entrai in camera sua dopo che Eva era uscita. Speravo di trovare qualcosa di questo Wentworth, una lettera magari. Invece trovai quello, in un cassetto. Signora Raydon, dobbiamo intendere che lei abbia trovato l'assegno tra le cose appartenenti a sua nuora? Sì. E lei se ne è appropriata senza il suo permesso? Ho dovuto. Volevo dimostrare... Molto bene, signora Raydon. Signor Mologhio, la difesa era al corrente del modo in cui è stata ottenuta questa prova? Ne eravamo al corrente. E non desidera sollevare obiezioni? No, vostro onore. Riteniamo che la difesa possa spiegare l'origine di quel documento. Intendiamo accettarlo come prova. Benissimo, lei può procedere, signora Astad. Signora Raydon, che cosa pensò quando vide questo assegno? Io so che nessun uomo darebbe tanto denaro a una donna se non fosse qualche cosa di più che un amico. E quindi lei richiese l'autopsia. E l'autopsia dimostrò che suo figlio era stato assassinato? Sì. Signora, lei sapeva che suo figlio soffriva di una grave ulcera gastrica? Sì, ma sapevo anche che si curava e che stava molto attento. È vero che la moglie gli portava un bicchiere di latte tutte le sere prima di andare a letto? Sì, è così che lo ha fatto. Gli ha avvelenato il latte. Lei sperava che avrebbero dato la colpa all'ulcera quando fosse morto. Ma io l'ho capito. Ho capito che lei ha ucciso mio figlio. Just to keep you from becoming too engrossed in our story, the ground rules of television provide this cooling off period, after which we shall all be back. Welcome back to the Alfred Hitchcock Hour. We missed you. The second half of what really happened will begin after we cross this 1 minute moat. Lei può procedere con i suoi testi, signor Mollock. Signora Raydon, da quanto tempo era sposata con Howard Raydon? Da circa 2 anni. Era già stata sposata prima? Sì, il mio primo marito restò ucciso in un incidente d'auto circa 7 anni fa. Capisco. Quali erano le sue relazioni con Jack Wentworth prima del suo matrimonio con Howard Raydon? Eravamo ottimi amici. C'era qualche legame sentimentale? Sì, prima che incontrassi Howard. Dove abitava quell'epoca? Dividevo un appartamento con Eddie. Con Adelaide Strain, la donna che ora è la sua governante? Sì, eravamo entrambe vedove. La sua amica ha un bambino, non è vero? Un bambino di nome Gilbert. Sì. E così lei sposò Howard Raydon e un anno dopo Adelaide Strain venne a lavorare da lei come governante. Beh, Adelaide era stata una mia buona amica e fui contenta quando Howard mi permise di assumerla. Portò anche il bambino? Sì. Eddie e io lo iscrivemmo a una scuola vicino a casa mia. Una scuola privata? La Minor School. Privata, sì. E che ne fu di Jack Wentworth dopo il suo matrimonio con Howard Raydon? Andò nel Sud America. Era ingegnere minerario. E quando tornò? Nel gennaio di quest'anno. E lei ha sentito che la signora Raydon dice di aver trovato lei e Jack Wentworth insieme. Era la prima volta che lo rivedeva dopo il suo ritorno? Sì, era la prima volta. Ma le cose non andarono come dice lei. Non eravate abbracciati? Ha presentato le cose in modo sbagliato. Io non sapevo che Jack fosse in città, né che venisse a trovarmi. Era una sorpresa che Eddie ha voluto farmi. Dobbiamo rifarci di questi 5 anni. Voglio sapere tutto. Beh, ecco, ti ricordi di quella società che ti dicevo? Quella che aveva delle miniere sulle Ande? Certo che me la ricordo. Ci volle più di un anno prima di trovare qualcosa, ma ne valeva la pena. Abbiamo estratto milioni di dollari da quella miniera di stagno. Sono ricco. Te lo meritavi, sai, Jack? Meritato no, ce l'ho fatta.
Sono contenta per te. Grazie. La tua mano è un po' più pesante ora, vero? Sai, mentre venivo qui, sono passato da un negozio di gioielliere e ho visto un braccialetto che mi piacerebbe regalarti. Io ho già tutto. Proprio tutto? Bene, però non mi hai ancora raccontato niente di te, eh? Non c'è molto da dire. Sono sposata, sto bene e sono molto occupata. Non mi hai detto se sei felice? Già, è vero. Lo so. Ora mi dirai che sei felice e mi dirai che è un grand'uomo. Poi mi dirai che non ti sei mai pentita d'aver sposato Howard. E poi mi dirai che non vuoi più vedermi. No. No? Allora pranziamo insieme domani sera. Forse non dovremmo. Salve, mamma. Non credevo che tornassi a casa prima di stasera. Ah, non credevi, eh? Beh, il comitato ha rimandato la riunione. Il presidente è malato. Questo è Jack Wentworth, un vecchio amico. La signora Raydon, la madre di Howard. Oh, è molto lieto, signora Raydon. Felicissima. Lei sarebbe un amico di mio figlio, signor Wentworth? Beh, ecco, io l'ho conosciuto una volta. Credo sia meglio che me ne vada. Perché non viene qualche volta a cena da noi? Sono certa che mio figlio sarà lieto di conoscere un vecchio amico di Eva. Beh, grazie. È molto gentile da parte sua. Eva, se mi vuoi salutare, io sono al Platt. Ti accompagno alla porta. No, ti prego. Saluta Eddie da parte mia. D'accordo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederla, signora Raydon. Sapevo quello che pensava mia suocera, ma non era vero. Ero contenta di aver rivisto Jack, ma niente altro. E lei rivide Jack Wentworth dopo quella volta? Sì, ma non erano incontri segreti. Andammo insieme a pranzo e a un cocktail un paio di volte. Signora Raydon, ci è stato detto di un litigio avvenuto il giorno prima della morte del suo marito. Si ricorda come andarono le cose? Litigammo. Ma non andò come ha detto mia suocera. Non accadde nulla di quello che ha detto. Oh, queste scarpe nuove mi fanno un male. Sì, deve essere una bella fatica con tutte le spese che fai. Sai che cosa sono questi? No. Allora dagli un'occhiata. Stamane è venuto un uomo in ufficio. Era di un'agenzia esattoriale. Non hai pagato questi conti. Come credi che io sia rimasto? Howard, mi dispiace. Hai fatto debiti per $7,000. $7,000. E questo in un solo negozio. Gli altri non si sono ancora fatti vivi. Non mi ero resa conto di quanto avessi speso. Il mercato di borsa è andato male ultimamente. Molte delle mie azioni sono crollate. Io non posso vendere se non risalgono. Howard, non me ne avevi mai parlato prima d'ora. Se me lo avessi detto, avrei cercato di fare economia. Howard, ti passa un buon mensile, se non sbaglio. Ma sembra che non ti bastino mai. Non riesco a capire. Rimango sempre a secco. Io lo so il perché. È colpa di Eddie, non è vero? Credi che non sappia quanto spendi per lei? E io le pago un ottimo stipendio. E poi c'è quella scuola per il bambino. È assurdo mandarla a una scuola privata così cara. Ma devi andare alla Maynard School. È l'unica scuola che stia a pochi passi. E poi Eddie paga una parte di tasca sua. Tanto per cominciare, non c'era nessun bisogno di assumere la tua Eddie. Ma è una mia amica. E lei non fa che approfittarsi di questa amicizia. Le diamo $500 al mese. Che fa per guadagnarsi? Niente, bada soltanto ai fiori. La licenzierò. No. La voglio licenziare. Va bene, Howard. Cosa vuoi che faccia di questi conti? Ne abbiamo discusso con la mamma. Dovrai pagarli da sola. Mi sembra una cosa giusta. Ma come? Con quei soldi che ti ha lasciato Gary. Ma io non credo che basteranno. Dovresti avere $10,000. Voglio che paghi questi conti. E che li paghi entro sabato. Puoi andare in banca domattina a ritirare il denaro. D'accordo, Howard. Andrò in banca domani mattina. Ma sapevo di non poterlo fare. Potevo rivolgermi soltanto a una persona. Eva! Oh, sei bellissima. Beh, sono proprio fortunato a rivederti così presto. Non direi così quando ne avrai saputo il motivo. Ah, sì? Oh, grazie. Uno Zachary? Come allora? Zachary, prego. Sono nei guai, Jack. Ho combinato un terribile pasticcio. Quanto terribile? Ti ricordi la rendita che mi ha lasciato Gary? Mm-hmm. Beh, è tutto sparito fino al centesimo. Ho speso tutto il capitale. Hai aiutato Eddie a pagare la scuola di Gilly, lo so. Me l'ha detto lei.
Beh, le tasse sono alte e ha bisogno di tante cose, ma in verità ho speso molto anche per me. Che posso farci? Mi piacciono i bei vestiti. Beh, per me fai bene. Ho dei debiti. $7,000. Sai, 5 anni fa sarebbe stata una cifra astronomica, almeno per me. Ora invece non mi sembra poi tanto. Per me è una cifra fantastica. E Howard vuole che li paghi io. Lui crede che io abbia ancora il mio capitale. Ma lui può pagare benissimo. Ma non vuole, è arrabbiato con me. Vuole licenziare Eddie e non so come se la caverebbe con la scuola se perdesse questo posto. Capisco. Oh, grazie. Grazie. Allora, sarà meglio farlo di $10,000. Ma sono troppi, Jack. Potresti avere qualche altro conto che hai dimenticato. Non è bello come un braccialetto di brillanti, ma... Ti prometto che te li restituirò. Devi promettermi solo una cosa. Che verrai da me ogni volta che ne avrai bisogno. Siamo d'accordo? Fu così che ebbi quell'assegno. Non ne sono fiera, naturalmente, ma non c'è niente di cui debba vergognarmi. Signora Raydon, c'è mai stato nulla di illecito nei suoi rapporti con Jack Wentworth? No, mai niente. Lei amava suo marito? Sì. Gli è mai stata infedele in qualche modo? No, mai. Signora Raydon, è vero che lei portava un bicchiere di latte caldo a suo marito tutte le sere? Sì, è vero. Lei mise del veleno dentro il latte la notte in cui è morto? No, non l'ho fatto. Ne è sicura? Giuro che non l'ho fatto. Nessun'altra domanda. Può interrogare la teste, signor Aste. Signora Raydon, lei sa che suo marito è stato ucciso da una dose mortale di aconitina? Sì. La tintura di aconitina si può trovare in certi lineamenti. Per esempio in un prodotto che si chiama K944, usato per le malattie cutanee degli animali. Lei conosce questo prodotto? Sì. Lei possiede un cane, mi sembra. Sì. E lei comprò una bottiglia di K944, vero? Lo aveva prescritto il veterinario. Però quella bottiglia non si è più trovata in casa. Lei sa che fine abbia fatto? Non so immaginare dove sia finita. Però sa dove è finito quello che conteneva. Lei lo ha usato per uccidere Howard Raydon. Non è vero, non avevo ragioni per uccidere Howard. Nessuna ragione davvero? Mi oppongo. Opposizione accolta. La prego, non influenzi la testa. Signora Raydon, come si chiamava il suo primo marito? Gary Mitchell. Quando lei lo conobbe, lui lavorava per Howard Raydon? Sì. Ma non andavano molto d'accordo, vero? A dire il vero, Raydon licenziò suo marito, non è così? Non vedo che cosa c'entra. Quanti anni aveva all'epoca del suo primo matrimonio? 17. Oh, soltanto 17. E da quanto eravate sposati quando Gary Mitchell venne ucciso in quell'incidente? Da 4 mesi. Naturalmente la cosa l'addolorò molto. Ma certo. Lei aveva tutti i motivi per sentirsi infelice, non è forse vero? Sì. Ne fui molto addolorata, sì. Non solo perché era suo marito, ma anche perché le aveva lasciato un figlio. Non è forse vero, signora Raydon? Questa è una copia del certificato di nascita. Dice che lei ha avuto un figlio 6 mesi dopo la morte del suo primo marito. Vuole dare un'occhiata? Quindi lei si trova vedova a 17 anni con un bambino che non desidera. Io gli voglio bene. Ma dovevo lavorare, non potevo occuparmene e non sapevo come fare. Già, era difficile, vero? Troppe responsabilità per una ragazza giovane e sola.
Lei aveva bisogno di aiuto e si rivolse alla sua migliore amica. Chiese ad Adelaide Strain di occuparsi del bambino e si mise a fare l'indossatrice. Frequentavo un corso per indossatrici, non avevo esperienza. Non guadagnavo che pochi soldi. L'orario era molto pesante, Eddie si offrì di badare a Gilly per me. E quando conobbe Howard Raydon, lei non gli disse niente del bambino. Non potevo farlo. Certo che non poteva. Questo avrebbe rovinato tutto, vero? Glielo avrei detto prima o poi. Ma non lo ha fatto. Lei temeva che non la sposasse sapendo del bambino, specialmente un bambino di Gary Mitchell, un uomo che lui disprezzava. E quindi lasciò che Adelaide Strain allevasse il bambino come se fosse suo, finché non riuscì a chiamare entrambi in casa sua. Volevo il mio bambino con me. Ma Howard credeva che il bambino fosse di Adelaide, non è così? E le disse che non la voleva più in casa sua. Minacciò di licenziarla, mi risponde. Sì. E se Adelaide Strain se ne fosse andata, anche suo figlio sarebbe andato via? Sì. Ed ecco perché lei ha dovuto uccidere suo marito. Questo è il motivo. Io non l'ho ucciso. È tutto, signora Raydon. È vostro dovere esaminare le argomentazioni e le varie testimonianze che avete ascoltato, in modo da stabilire se l'imputata sia innocente oppure colpevole del reato di omicidio volontario. Per giungere a questa decisione, vi ricordo ancora una volta che una condanna per omicidio volontario presuppone le prove di possibilità materiale e un movente. Dovrete quindi essere pienamente convinti che l'imputata Eva Raydon ha avuto la possibilità materiale di commettere il fatto che ha portato alla morte di suo marito. Ed essere convinti che il movente indicato dall'accusa sia reale ed adeguato. Se riterete che esiste motivo di ragionevole dubbio, dovrete emettere un verdetto di non colpevolezza. Se riterete che tanto la possibilità che il movente siano stati provati, sarà vostro dovere riconoscere l'imputata colpevole del reato ascrittole. La giuria può ritirarsi per discutere il verdetto. Perché non mi ha detto la verità? Perché ha aspettato che fosse l'accusa a farmelo sapere? Non potevo, mi aveva fatto promettere. Lei sapeva la cosa più importante ed ha tenuto la bocca chiusa. Si rende conto di che cosa ha fatto? Conoscendo la verità avrei potuto difendermi. Ora è troppo tardi. Lei ha dato loro l'unica cosa che non avevano, il movente. Ma lei non lo ha ucciso, non lo ha ucciso. Ci sono 12 persone in camera di consiglio. Vada a dirlo a loro. Sarebbe un miracolo che le credessero ora. Da quanto sono chiusi da dentro? Sono 6 ore ormai. Non dovevo dare retta, Eva. Dovevo dire tutto a Gilly. Non tormentarti così, hai fatto quello che voleva Eva. Non credevamo che lo avrebbero scoperto. Dopo tanti anni nessuno lo sospettava. Non la giudicare male, Jack. Voleva solo una casa per Gilly. Aveva deciso di dirla ad Howard. Ma lui era un uomo impossibile. Oh, non la giudico male, Eddie. Ma mi sento così inutile. Pronto? Oh, sì, signor Mollock. A che ora ha detto? Ah, bene, grazie. Buonanotte. Eddie, la giuria passerà la notte in camera di consiglio. Non sapremo niente sino a domani mattina. La condanneranno. Non lo so, Eddie. Non si può dire. Senti, farò così. Tornerò domattina verso le 9 e ti accompagnerò in tribunale. Buonanotte, Eddie.
Che ti succede? È il signor Raydon. Il signor Raydon mi vuole picchiare. No, 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 Gilly, è soltanto un Era sogno. Era in questa camera e mi correva presso. Io volevo correre e non riuscivo a muovermi. Era soltanto un sogno. Un brutto sogno. Su, coraggio. Ora sta buono e riaddormentati. Non c'è da aver paura di niente ormai. È finito. Mamma. Mamma. Dovrò fare rapporto alla polizia, lei lo capisce? Sì, sì, lo so, ma se la caverà, dottore? Fortunatamente quel veleno ha un'azione molto lenta. Sì, se la caverà. Ah, grazie. Grazie infinite, dottore. Signor Wentworth? Ah, sì? Ha lasciato questo in camera sua. È indirizzato alla signora Raydon. Oh. Bene, lo prenderò io. A proposito, dov'è Gilly? È in camera sua. Mi occuperò io di lui. Grazie. Mia carissima Eva, è poca cosa dirti che mi dispiace, dopo averti fatto soffrire tanto. Credevo che tutto sarebbe finito bene. L'ho sperato per tutto il tempo del processo. Mille volte avrei voluto alzarmi in piedi e gridare di smetterla e raccontare la verità. Che ero stata io a uccidere Howard. L'ho fatto per il bene di tutti noi. Ti prego di credermi. Volevo soltanto che fossimo tutti felici. Tu, Gilly e io. E insieme per sempre. Credevo che avrebbero dato la colpa della morte di Howard alla sua malattia. E invece vennero ad arrestarti. E capii che non avevo risolto nulla. Avevo soltanto peggiorato le cose. Tu sei sempre stata buona con me. E so che lo sarai anche ora. E mi perdonerai per quello che ho fatto. Abbi cura di tuo figlio, Eva. Lui ha tanto bisogno di te.
Ebbene, signor Lasted? L'accusa è soddisfatta. Quindi possiamo licenziare la giuria? Sì, senz'altro. Allora è finito? È finito, ma non per la signora Strain, temo. Signor Mollog, che cosa accadrà a Daddy? Non lo so, ma farò di tutto per aiutarla. Posso vedere mio figlio adesso? È libera di andare dove vuole, signora Raydon. Vieni, Eva, ti porto subito a casa. E le dispiace dare un passaggio anche a me? Ma le pare. Buongiorno. Buongiorno, vostra famiglia. Buongiorno. Signor Mollog, la ringrazio di tutto. Signor Alsted, lei sembra piuttosto perplesso. La giuria avrebbe emesso un verdetto di condanna. Lei che dice? Questo avvocato è una cosa che non sapremo mai. Avete appena visto il film Tutto contro Eva. Più tardi vi faremo il controinterrogatorio. Comunque la signora Strain venne processata e riconosciuta colpevole. Lei sperò in una sospensione della condanna e purtroppo invece venne sospesa lei per il collo. I due eroi di cui vi parlavo prima non stanno più insieme. Si sono decisi a separarsi di comune accordo. In tal modo possono rappresentare le due parti in qualsiasi processo. Difendere i poveri diavoli va bene, ma sono i ricchi diavoli che di solito pagano meglio di quelli poveri. Next week the Alfred Hitchcock Hour will bring you another story. Nel frattempo cercate in tutti i modi di starvi bene.